Ogni giorno ci viene offerta una logica di vita, cosa scrivere e cosa non scrivere. Bene, non scrivete di voi, non scrivete quando non sapete cosa scrivere, non cercate di raccontare ad altri storie che in fondo non interessano neppure a voi, non scrivete di notte, oltre a dare fastidio a chi dorme, la notte è fatta per dormire, non scrivete sul lavoro, fareste male entrambe le cose, non scrivete senza aver letto, non scrivete verrebbe da dire e basta, ma questo non è possibile. Non scrivete quando siete tristi, non scrivete a pancia vuota, non scrivete quando siete ubriachi o stonati da qualche droga. Ricordate gli scrittori francesi di fine 800 e russi? Certo, li avete studiati a scuola, quando ancora i programmi e i libri erano liberi da riforme e riformulette stendi bambino. E gli italiani degli anni 30? Quel tizio che, per quale motivo, fu mandato in un paesino oltre Eboli dove nemmeno Cristo era mai andato? Oppure Metello, solo impalcature, e ancora una valigiata di indifferenti, ancora 10, 100, 1000 autori che raccontavano quello che gli passava davanti agli occhi. E lo facevano con la magia della scrittura facendo una fatica nera. Facevano 1000 altri mestieri e scrivevano dietro alle bolle del vinaio e via così fino a farci male. Basta di questo continuo guardarsi indietro. Se proprio volete andare avanti, iniziate a scrivere della vostra vicina di casa, o del postino, o delle storie che potrebbero raccontarvi gli arredi di una camera d'albergo. Sì, proprio questo. Perché no? Raccontate quello che vi pare, ma vi preghiamo di smettere di girare intorno al vostro ombelico. Di quello che avete fatto ieri, frega solo a voi stessi. E basta piagnistei o sentimentalismi delusi. Un po' di sano ottimismo non guasterebbe, e poi ogni tanto, comunque abbastanza spesso, abbiate il coraggio di prendere tutto quello che avete scritto e di gettarlo via. Vi siete mai chiesti a cosa serve il cestino che Bill Gates ha messo sul desktop del vostro computer? Mi risvegliai con la lettera in bocca. Lampi di memoria illuminarono a stento il portoncino del bilocale. Qui la frenesia dei balzi per le infinite scale condominiali era passata dalle gambe alle mani, che non trovavano le chiavi. Frugai le tasche in modo così convulso che lo zerbino guizzò all'indietro, ribellandosi allo scalpiccio. Stesso percorso fecero i miei piedi, mentre la testa tracollava in avanti, proprio sul pomello. Buio. Serafino Mandolini è un personaggio che proviene da un mio precedente lavoro teatrale, anche se l'ho profondamente modificato. Direi che Serafino fra queste vespe ha un'ambientazione particolarmente azzeccata, anche se lui è un ladro di biciclette, no? Come viene fuori dalla storia che si narra nel romanzo. Apparentemente, quando noi lo vediamo nelle prime pagine, sembra un personaggio dotato di una passione solidissima e impossibile da scalfire, invece poi basta una minima forza centrifuga che lui va in altra direzione. L'ematoma in fronte, equidistante rispetto ai varchi della stempiatura, contribuiva a un'ottima composizione figurativa. Risciacquai con acqua fredda prima del faccia a faccia chiarificatore. Serafino, ti vedo un po' incerto. Qualcosa non va? Parla liberamente. Non era quello che volevi? Non avrai forse paura? C'è la città di Arezzo, che è la mia città, quindi è anche la mia memoria di certi luoghi. Mi viene in mente il luogo dei bastioni con la ciaccia fritta, che non c'è più, però c'è ancora l'odore. Io sento ancora quell'odore terrificante che impregnava i vestiti, insomma, però è un luogo della memoria. Invecchiare, ma se ho programmato il suicidio nel giorno del 50° compleanno, e quindi non è un personaggio che ha futuro, perlomeno non se lo immagina, non sente di appartenere a una progettualità, insomma. Camilla poteva permettersi un salone pieno di divani e tappeti che circondavano l'impianto stereo a dir poco favoloso. Le quattro pareti erano fitte scaffalature che giungevano a soffitto con dischi di vinile infilzati in ogni minimo spazio. Sapevo che disprezzava i CD e me lo disse durante un soggiorno sui monti. Se avessi affermato il contrario, mi avrebbe subito squalificato. Uno scaffale per la musica classica, uno per la lirica, uno per certe sonorità sperimentali contemporanee.
e uno per il tango argentino. Neppure una finestra. C'era, ma inchiodata, credo per evitare la dispersione del suono. Il radiatore era imponente, ma in rovina. Mancava della valvola e poggiava a terra da un lato. Pensai al nuovo lavoro con entusiasmo, dovuto al fatto che ero ancora vivo. Mettiti in proprio senza soldi. Facile a dirsi. Guarda ogni strada attentamente e deliberatamente. Quindi poni a te stesso soltanto una domanda. Questa strada ha un cuore? Se ti permette di esprimere pienamente ciò che sei, se la sua luce ti fa vedere i colori del mondo, inizia a percorrerla. Anche se non sai cosa c'è più avanti, ma senti che il cuore di questa strada è in sintonia col tuo, non ti fermare. Gli altri non sanno chi sei, per loro non conta cosa vuoi, conta solo ciò che vogliono tu sia. Sapessi quanto è facile trovare quello che occorre per campare. Mi piace vagare. Il segreto di questo libro è proprio quello di andare a toccare quelli che sono gli aspetti emozionali e motivazionali del mettersi in proprio. E quindi andare oltre un po' quelli che sono gli aspetti tecnici che sono facilmente conoscibili e andare a lavorare su quello che è la testa e i processi mentali che ci bloccano dall'iniziare la nostra attività imprenditoriale. Sono stato io stesso un dipendente e ho avuto, ci ho messo 7 mesi da quando ho deciso di mettermi in proprio a quando poi ho effettivamente avuto il coraggio di prendere in mano la mia vita e fare questo passo. Se vuoi aprire un'attività tradizionale non ci sono grandi problemi, ma se la tua idea è innovativa devi imparare da subito a scontrarti con la diffidenza della gente. Anche i consulenti a cui ti rivolgerai ti guarderanno storto. In questo caso, secondo me, hai solo un metro per misurare il potenziale successo della tua attività. L'entità di convinzione che tu stesso hai sul fatto che l'idea possa funzionare. Prova a chiudere gli occhi e immagina il tuo sogno. O uno dei tuoi sogni. Immaginalo fino a quando non riesci a visualizzarlo perfettamente. Ora scrivi nelle righe qui sotto esattamente quello che hai visto. Descrivilo nei minimi dettagli, meglio che puoi. Tutte le persone che io conosco per lavoro mi trovo quotidianamente in mezzo agli imprenditori e non conosco veramente nessun imprenditore che ha iniziato a fare l'imprenditore con i soldi. Una persona inizia a fare l'imprenditore per migliorare quella che è la sua situazione economica, ma assolutamente non lo fa perché ha dei soldi in mano. Cosa pensi dicessero le persone quando Bill Gates raccontava quasi 30 anni fa che avrebbe costruito un programma per computer che tutti al mondo avrebbero usato? E mentre parlava di reti per collegare tutti i computer del mondo, quando nel mondo c'erano poche migliaia di computer? Cosa credete pensassero di Enzo Ferrari quando raccontava che avrebbe costruito le macchine sportive migliori al mondo? Cosa dicevano, secondo te, gli amici di quell'uomo che andava in giro ripetendo che voleva creare un telefono portatile da avere sempre in tasca e per poter chiamare ovunque? Ecco. Il libro da non leggere di questa puntata di Book Generation è Il romanzo del mille di Claudio Fracassi. Claudio Fracassi è un giornalista molto noto negli anni 70 e negli anni 80 e che ha ricostruito praticamente l'intera vicenda della spedizione dei mille, dalla partenza da Quarto, a Genova, fino all'arrivo praticamente a Palermo, alla presa di Palermo. Ebbene, Fracassi ha utilizzato i diari, ha utilizzato le biografie, ha utilizzato i libri dei racconti dei partecipanti alla spedizione. Ne è venuto fuori un romanzo che in realtà è un saggio, una composizione di saggi, assolutamente da non leggere per chi crede ancora nel grande mito risorgimentale. Questa puntata di Book Generation è terminata. Buttate il telecomando e andate a leggere un buon libro.